Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Iniziamo con Tommaso Rinaldi, inauguriamo la stagione. Dopo aver a lungo ragionato sul campionato chiuso, iniziamo a guardare al futuro e lo facciamo presentando il primo colpo di mercato di quest'anno, Tommaso Rinaldi. In realtà c'è ben poco da presentare, nel senso che chi segue la pallacanestro sa benissimo chi è Tommaso, e quindi questo è un incontro che serve solo a raccogliere le prime impressioni da parte di Tommaso, che invito a fare un saluto ai colleghi della stampa. È un piacere per me essere qua. Se siamo qua, lo devo alla caparbietà di Federico e di Altero, che mi sono stati sotto parecchio e quindi mi hanno convinto a intraprendere questa nuova avventura. Come l'ho convinto? Semplicemente proponendo quella che era la nostra volontà, quello che è il progetto tecnico di quest'anno. Lui credo che abbia apprezzato lo sforzo, ha sicuramente capito che era la nostra prima scelta, una volta che Mago ci ha comunicato che insomma avrebbe preferito intraprendere altre strade. E quindi quando un giocatore si sente insomma apprezzato, voluto, e magari ha anche capito che il suo ruolo quest'anno sarà completamente diverso rispetto a quello che ha avuto magari negli ultimi anni a Treviso, cioè ritornare a fare l'assoluto protagonista nel ruolo, essere quello che nel ruolo di centro titolare dovrà aiutarci a vincere le partite, quindi avere maggiori responsabilità sia offensive che difensive, molti più minuti, quindi avrà da fare quest'anno. Io sono molto contento che Tommaso ha scelto noi perché comunque era, come diceva Federico, il primo della lista, quello su cui volevamo puntare. È sempre venuto a Iesi, ha sempre fatto bene, ha sempre lottato, sempre, è uscito al campo sempre lasciando un buon ricordo. Noi nel 2009-2010, quando si è Esatto, andato a 8 anni Venezia, fa. siamo stati molto vicini a portarlo a Iesi, poi dopo giustamente ha scelto Venezia, era forse diciamo, un blasone diverso rispetto al nostro, quindi è un po' che siamo dietro a Tommaso. Sono contento, ecco, che Federico quest'anno ci è riuscito perché siamo convinti che nei prossimi 2 anni a Iesi saprà dimostrare tutto il suo valore, quindi in bocca al lupo e ben arrivato. Sì, io conosco la realtà iesina da, ahimè, da tantissimi anni, sì, fin da ricordo delle sfide infuocate con Rimini, perché comunque c'era tanta rivalità, e poi durante tutti questi anni mi è sempre piaciuta la correttezza e il calore del pubblico, e ricordo sempre delle squadre che lottavano, quindi anche quest'anno dovrà essere per forza così. Sicuramente avrò un ruolo diverso, con maggiori responsabilità, maggior minutaggio, e quindi è una sfida stimolante. L'anno scorso reputo che Iesi abbia fatto un ottimo campionato, e sia mancato magari quello sprint finale per fare una stagione clamorosa, perché comunque penso che i playoff a inizio stagione non erano preventivati, quindi noi cercheremo con tutti i miei compagni di cercare a fare un pelo meglio dell'anno appena passato.